Era molto tempo questa stanza, alle persiane chiuse. Non entra più luce qui dentro, il sole è uno straniero. È lei che mi manca, è lei che non c'è più. L'orologio della piazza ha battuto la sua ora. È tempo di aspettarti, è tempo che ritorni. Lo sento, sei vicina, è l'ora dell'amore. Buonasera signore e signori, sono appena arrivata qui su questo paese dove mi dicono che si sia fermato l'orologio. Io ho visto adesso l'orologio del mio telefono, dalla regia mi dicono che sono le 4, ma l'orologio sembra che si sia fermato alle 8 e mezza di questa mattina. Non so come sia possibile, è una cosa inspiegabile. La gente si chiede ma come cazzo è potuto succedere una cosa del genere? Nessuno si sa spiegare nulla e allora a questo punto io me ne vado. Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Carissimo, non si può girare in pace. Te le regala sempre con lei. È una cosa allucinante. Hai un appuntamento a un anno dalla fatidica pace con Rodolfo. Appuntamento in piazza, venga Geometra. Mi piazzo lì. Sono 8 ore che sto aspettando. 8 ore? Mi ha detto ci vediamo verso le 8:30. Io mi ho messo là tranquillamente, mi ho fatto anche una pennichella. Vedo l'orologio le 10:20. Dopo un'oretta, vedo l'orologio le 10:20. Qua c'è qualcosa che non mi quadra con questo orologio. Qualcosa mi fa pensare, ma non voglio pensare. Comunque, c'è la mano di qualcuno, però non entro nel discorso. Comunque io qua adesso vado a sondare un attimino il terreno perché... Che intenzione ha? Scusi Geometra, ma che porta? Ah no, questo per... sempre insomma, difesa personale. Ma come difesa personale? Vado a sondare il terreno perché qua c'è qualcosa che non quadra. Oh Rodolfo, me l'ha fatta! Ma che intenzione ha? Scusi, scambio di pareti. Come scambio di pareti? Oh Rodolfo, me l'ha fatta! Oppure qua c'è qualcuno che ci sta mettendo i bastoni di fare il rotto. Geometra! Me ne vado! Che cazzo vuoi adesso gli altri? Già sto avvelenato tragico con il giovane che mi ha dato l'appuntamento e non l'ho trovato. Sì. Il tempo oscuro è un tempo... Prima cosa, come ti sei congiato che è appena settembre tu già sta congiato che pare che è inverno stima io Polo Nord. Ma non esci, non ci rende congiato. No, ma aspetto che finisci le tue premi, ti aspetto prima di non arrivare spiegazioni. Solo ieri c'erano 42 gradi, gli anni siamo passati a 14 gradi, se ti affacci vieni con me ti accorgi benissimo, anche da sola con le due cervella piccole, che qui fuori c'è una temperatura non indifferente. Ho capito, ma addirittura le cose in capo, mi pare proprio matto. Fatti cazzi da che sto già bello avvelenato con quel tempo sciato lì sopra, ma che criminale delinquente. Buonasera, buonasera, che... da fare il girelli, come al solito.
Certo che faccio le cene, questi sono gli accatti che fai tu, la prima volta a cena me l'hai fatto invitare tu, dicevo, e me l'hai fatto conoscere in mezzo a quella banda di scagnozzi. Mi ha dato un alle 10.30 sotto l'orologio, non si è fatto trovare. Aspetta, l'orologio sempre alle 10.30 fa, il geometra non si vede. Ma tu, me lo dì che l'orologio sempre alle 10.30 fa, ma te stamattina che sta succedendo? E certo, perché adesso io sono un pazzo, sono smancato anche che sono diventato un priagone. Ma davvero? Ma che si è bevuto qualcosa? No, perché è con... Ma tu sei fuori questa sera, vai a parlare cari se mi devi rompere i coglioni a me. Perché io tu lo sai benissimo che faccio due dita così a pasto, di vino e non di più. A pasto, al solito, non insomma. È meglio che esca di casa, sennò veramente questa sera rischio di aprire... rischio di aprire il fuoco. Perché già ne ero premurito per il geometra. Questa qua, di sparare in aria, ma stasera con il rischio che questa cosa la punterò contro di te, è meglio che esca di casa.